Oggi vediamo uno dei meccanismi di collasso delle strutture prefabbricate. Quando abbiamo dei capannoni prefabbricati, spesso in cemento armato, e questi non sono collegati nei nodi trave pilastro, in caso di terremoto può avvenire molto facilmente il loro crollo, come purtroppo è successo in Italia negli ultimi terremoti. Vediamo con il modellino come avviene questo collasso. Per certe frequenze sismiche, la struttura perde completamente la sua stabilità. Ecco quello che è successo e quindi il crollo di travi che sono semplicemente appoggiate. Come si fa ad evitare questa cosa in edifici esistenti? Si potrebbero proprio collegare in questi nodi travi e pilastri e renderli quindi solidali in questo angolo. In questo modo la struttura diventa un telaio unico tridimensionale e quindi rimane in piedi senza grossi problemi. Ecco, qui vediamo un esempio di applicazione di questa connessione, di questo collegamento nel nodo trave-pilastro attraverso delle piastre in acciaio che sono state imbullonate, legando in questo modo la trave-pilastro e quindi creando un nodo che in caso di sisma resiste senza grossi problemi.